Questo che un blocco identitario e sovranista, in contrapposizione a questa visione globalizzata della società, filo immigrazionista e filo islamista c'è. Credo che Trump rappresenti quello, Marine Le Pen rappresenti quello, Matteo Salvini in Italia rappresenta quello. Io vorrei, e concludo, che ci fosse un Islam moderato. Purtroppo non lo vedo. Io non vedo un Islam moderato, un Islam di pace, un Islam che denuncia, anche perché a seguito degli attentati terroristici le comunità islamiche che sono scese in piazza per denunciare e condannare questi episodi di gravissimo terrorismo islamico sono stati pochissimi, in minima parte. Io chiedo una cosa alle comunità islamiche presenti nel nostro paese, sì, di sottoscrivere, come la nostra carta costituzionale prevede, articolo 8,3, le intese con lo Stato italiano. Al governo italiano e alle comunità islamiche chiedo di sottoscrivere questa intesa, che significa sostanzialmente riconoscere i principi e i valori della nostra società, della nostra cultura. Allora, il problema con l'Islam non è un problema religioso, ognuno professi la religione che vuole, è un problema giuridico, è un problema di incompatibilità giuridica di alcuni diritti, sì, di alcuni valori che non fanno parte evidentemente della comunità islamica rispetto, sì, a quello occidentale. Una battuta finale.